sul miglio, mezzo meccanico in movimento e totalizzatore orientato verso attrazione, con Antonio Di Nardo in sala, che è una figlia di Timo Q, ma la corsa si prospetta aperta. 8 in prima, 4 in seconda, vi ricordo il prossimo appuntamento è domenica, stessa spiaggia, stesso mare, stesso orario, stesse corse, cioè nel senso 10 corse. Allineamento che va quasi a completarsi, vi ha arretrato il 7 di Amaranto Jet, va via la macchina in velocità. Si lotta per il comando, sono in quattro a lottare, poi Adel De Veltri alle prese con Admiralef che sta passando, galoppa Ardesio, galoppa anche il leader e così Vecchione si ritrova al comando con Adel De Veltri. 13 e 2 a partire, poi Aura lungo i birilli, parte alla grande Axel degli Ulivi che punta in avanti con Immove a Mitrano e viene a chiedere strada, 28 e mezzo i 400, ma Adel corre al comando, si deve adeguare. Al largo il 6 di Amura e Bell, nella scia di Axel degli Ulivi, 42,9, stratosferici o quasi, si migliora a trazione che ha preso delle vie del largo e anche Atomica Fass che hanno preso la linea esterna al comando Adel De Veltri. Mezzo miglio in 58,7, una frazione in 15,8 e cavalli che affrontano il penultimo rettilineo. Ricarica un po' le batterie questa Pascia Lest di Roberto Vecchione, ma ora deve ripartire, chilometro in 1:13,3 addirittura, con all'esterno sempre Axel che la impegna a fondo, l'appariglia, poi Aura in cerca di un po' di aria, grazie al suo nome di Aura. Frazione in 14,2, 9,7,5, 3 quarti di miglio, non demorde Axel, non dà tregua. Aura si vuole liberare, si è liberata, vediamo un po' se fa lo spunto il buon Simioli, intanto passa Axel, viene via Aura, Aura va su Axel, insiste Simioli ma fa di tutto a Mitrano, Aura ci impegna, cavalli in zona traguardo e sul traguardo galoppa Aura, peccato, si salva Axel, ma era ancora in leggero vantaggio. Andiamo a rivederle. 1,57,1 ha fatto un numero questo Axel degli Ulivi, un figlio di Luca MP che proprio in zona traguardo, vedete, si salva anche se era in leggero vantaggio da un'ottima Aura che ci ha provato a tutti i costi. 10 al primo, 4 al secondo e per il terzo lunghi birilli l'1 di All Star Again con Antonio Esposito. Saluto il mitico Mario che ci ha fatto compagnia tutto il pomeriggio, qua Dagnano, come al solito, sempre preciso, puntuale, con i suoi pronostici. Emilio Migliaccio, dallo zio Salvio, una buona sera a tutti.